Belen e Iannone partecipano insieme alla festa del fratello di lei, Jeremias, che tra i due sia tornato del tenero? Pur essendo stata una storia d'amore tormentata, la separazione tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez è giunta come un fulmine a ciel sereno, dopo che gli stessi protagonisti si erano detti propensi a pensare ad un futuro insieme. Negli ultimi mesi la showgirl argentina è stata accostata ad un numero smisurato di nuovi flirt, ma nessuna delle indiscrezioni è stata confermata e nessuno degli incontri con possibili fidanzati ha avuto un seguito. Normale quindi domandarsi se tra i due ci sia ancora qualcosa e se in futuro ci possa essere spazio per una riconciliazione, l'ennesima, soprattutto dopo che le foto del compleanno di Jeremias Rodriguez li immortalano l'uno di fronte all'altro senza un nuovo partner. Belen e Iannone di nuovo insieme? In realtà nelle foto pubblicate sui social dagli amici di Jeremias e delle sorelle Rodriguez, Andrea Iannone non è mai stato inquadrato insieme alla sua ex ragazza. I due, infatti, si trovano sempre l'uno di fronte all'altro, ma cosa è successo quando le fotocamere non erano in azione? Questo solo i presenti possono saperlo, ma il fatto che i due fossero al compleanno del fratello di lei senza accompagnatore e accompagnatrice fa pensare che tra loro possa esserci stato quantomeno un riavvicinamento. Il pilota della MotoGP, il prossimo anno in sella ad una Aprilia, non ha mai negato di avere ancora un forte sentimento per l'ex fidanzata, si è esposto in pubblico per far tacere le voci su possibili nuovi flirt ed è stato filmato in compagnia della migliore amica della showgirl, che stesse tentando di coinvolgerla nella riappacificazione. Bisognerà capire se anche per la donna più ammirata della televisione italiana il sentimento è ancora forte e nel suo cuore ci sia spazio per accogliere nuovamente Andrea. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.